Buonasera gentili telespettatori e bentrovati ad una nuova puntata della Comunità. Questa sera ci addentreremo nel castello medievale di Pietrapelosa, situato nell'area sovrastante il fiume Quieto, nei pressi di Pinguente. Successivamente faremo tappa a Dignano e poi a Laurana. Gli imponenti resti del castello sono l'ultimo simbolo di un importante centro di potere istriano situato in una posizione strategica sul ciglio di uno sperone roccioso a 119 metri di altezza. Il castello Pietrapelosa, citato per la prima volta nei documenti storici nel 965, fu in mano ai patriarchi d'Aquileia e nel 1291 era considerato sede del Marchesato d'Istria. Innanzitutto ci immergiamo nel passato un attimino. In quale secolo ci troviamo? Beh, ci troviamo nella fine dell'undicesimo, inizio dodicesimo secolo, quando qua spunta la prima struttura difensiva, nata nel periodo quando questi terreni erano proprietà del patriarca di Aquileia, che qua insediò un suo suddito, un marchese, e così la storia iniziò. Questa prima struttura poi è andata ad ampliarsi nei secoli successivi e ha raggiunto l'aspetto attuale nel, diciamo, XIII-XIV secolo. Dopo non ci sono stati degli interventi un po' più grandi. La struttura quando è stata aperta al pubblico? La struttura è stata aperta nel 2020, dopo un abbastanza lungo restauro, lungo e impegnativo, che è durato quasi 25 anni, dal primo intervento che è stato sulla chiesa, poi successivamente si sono restaurati parti delle mura che anche rischiavano il crollo, quindi la struttura era pericolosa anche per i visitatori. E chi è stato finanziato questo progetto? Il progetto è stato finanziato da diversi enti, qua parliamo prima del comune di Pinguente, poi c'è stata la regione, c'è stato anche un intervento della regione del Veneto, il Ministero della Cultura della Croazia e per finire un progetto europeo, Culterra, che ha reso possibile il restauro di tutta una parte esterna delle mura, con tutte anche l'aggiunta poi queste strutture che ci rendono la visibilità fino ai punti più alti del castello. All'interno abbiamo anche dei contenuti multimediali, ecco, ci può descrivere cosa possiamo trovare all'interno? Sì, abbiamo una serie di monitor interattivi che raccontano un po' quella che è la storia del castello, il suo sviluppo e poi abbiamo anche un po' di immagini così da raccontare le varie fasi del restauro e anche dei contenuti ludici per i ragazzi. Quindi possiamo anche immergerci nella storia, adesso ci sono anche le date, no? Di certi eventi. Sì, abbiamo una linea del tempo dove sono stati segnati tutte le date, gli anni più importanti per la storia del castello, sia
costruzione delle varie fasi, poi anche le guerre che ci sono state, le distruzioni, i vari passaggi di proprietà. Qua iniziamo col patriarca di Aquileia, poi passiamo a Venezia, e da Venezia poi c'è stato anche il passaggio all'Austria, però anche una fase lunga di decadimento, perché il castello è stato interessato da un grosso incendio nel 1600 circa, dopodiché non è stato più restaurato, è stato abbandonato e lentamente in questi ultimi secoli ha raggiunto gli aspetti attuali. Ecco, come mai ci avete messo 25 anni per restaurare? Beh, i costi sono, di restauro sono stati elevatissimi, qua parliamo di una cifra pari ai 13 milioni di cune che sono stati spesi, e è stata lunga per riuscire ad avere tutti questi fondi. C'è stata anche una fase quando si pensava anche all'abbandono del progetto, perché il castello è costruito su una roccia, su un pendio che era instabile, quindi abbiamo dovuto anche stabilire prima questo pendio per poi procedere al restauro del muro che era costruito sopra. Ecco, quante persone fino ad adesso hanno visitato il castello? Beh, il castello viene visitato più o meno all'anno da circa 3.000 visitatori, però è una stima, non riusciamo a stimare tutti i visitatori, quelli che hanno partecipato ai concerti, comunque siamo oltre anche i 3.000. Quindi all'interno avete anche delle manifestazioni, per esempio i concerti? Abbiamo dei concerti, abbiamo dei festival storici, rievocazioni, abbiamo avuto un po' di tutto, diversi concerti di musica classica, anche più di musica più recente e popolare, abbiamo avuto anche una rivisitazione storica, il festival medievale che cerchiamo anche di ripetere l'anno prossimo. Ecco, dietro noi c'è anche una chiesetta. Sì, la chiesetta del castello è costruita nel XIII secolo in una delle fasi più espansive, inizialmente dedicata alla Madonna, poi è stata dedicata a Santa Maria Maddalena e fu lei l'ultima ad essere stata in uso. Dai dati che abbiamo, che ci sono pervenuti fino a noi, sappiamo che l'ultima messa è stata celebrata nel 1793. Quanto costa il biglietto d'entrata? Il castello è visitabile, il biglietto costa 30 cune, un biglietto singolo, per i ragazzi è gratis, poi ci sono anche dei vari sconti per i gruppi, oltre 20 persone, quindi costa 20 cune. Ci puoi scrivere cosa vediamo dietro a noi? Ecco, c'è un passaggio e poi ci descrivi anche la sala, cos'era quella sala all'interno? Beh, qua davanti c'è proprio la parte centrale più antica del castello. È molto interessante perché questo qua è l'entrata principale e l'unica entrata per entrare dentro, dove c'era anche la residenza del marchese che era il proprietario. È una porta penso unica al mondo, perché è stata ricavata in questa fessura della roccia naturale e poi sopra c'è una triplice architrave di pietra con poi dentro un passaggio a L con anche un'apertura per gettare dell'olio bollente ai visitatori che non erano desiderati. E quando si entra nel piccolo cortile del castello dove erano affacciati gli edifici di servizio che purtroppo oggi non si sono conservati, ci sono solo delle tracce di travi, probabilmente erano anche strutture in legno. E poi più davanti c'è proprio il muro del palazzo, molto alto, a quattro piani, dove appunto risiedeva il proprietario. Abbiamo altri contenuti multimediali forse all'interno? All'interno c'è un simpatico personaggio, c'è c'è un'armatura parlante che saluta i visitatori in varie lingue. I wish you a good and happy day in Pecciapilossa Castle. Buongiorno a tutti. La parte di Sreta Dani, giorno castro di Pecciapilossa. Ave amico carissimo, buono e felice giorno nel castello di Pietrapelosa.
è posta a un punto strategico e anche spesso spaventa gli stessi visitatori. In quante? Quale lingue? Cioè, in italiano, naturalmente in latino, in croato e in inglese. Ricordiamo che il recupero e la conservazione del castello medievale di Pietra Pelosa sono stati avviati già dalla metà degli anni 90 dello scorso secolo. A conti fatti, gli interventi sono venuti a costare 1,8 milioni di euro. Ecco, da qui vediamo una meravigliosa vista. Cosa c'è? Sì, il castello domina la valle del Fiumiciattolo Bracciana, che è praticamente un braccio del fiume Quieto, del fiume principale dell'Istria. E qua vediamo un po' davanti a noi quella che nel Medioevo era la strada, l'entrata verso l'Istria interna. E vediamo anche i monti della Ciceria, vediamo la Sbeunica e anche alcuni monti che sono oggi parte della Repubblica della Slovenia. Il castello è facilmente raggiungibile anche in macchina? Il castello è facilmente raggiungibile anche in macchina, c'è una strada asfaltata che porta fino al parcheggio superiore e da lì poi si accede a piedi, sono quattro passi ed è veramente facilmente raggiungibile e si può visitare tranquillamente, è aperto 24 ore al giorno, c'è una cassa automatica, quindi se uno vuole un po' gustarsi il buio, il cielo stellato, può farlo tranquillamente. Progetti futuri, manifestazioni future, forse cosa avete in piano? Abbiamo in piano di continuare con i concerti, adesso è ancora prematuro per dire, non sono ancora state confermate le date, gli artisti, però sicuramente avremo nel corso di giugno e luglio manifestazioni, anche in primavera penso il weekend medievale. Poi un progetto futuro poi è magari un info point con magari personale che stia qua e che dia delle informazioni ai visitatori durante anche la settimana in tempo d'estate. A fine novembre Dignano farà da padrona di casa delle giornate dell'olio d'oliva Novello, la 16ª edizione con un ricco programma in un luogo diverso e con nuovo nome. Dal 25 fino al 27 novembre la 16ª edizione delle giornate dell'olio Novello. Come vi state preparando per questa ormai tradizionale manifestazione? Tradizionale, che non si è tenuta due anni a causa della situazione epidemiologica, però finalmente abbiamo ricominciato a organizzarla, a pensarci seriamente, come direi. Finalmente siamo arrivati alla 16ª edizione. Alle nostre spalle abbiamo anche 16 anni di continuità e di esperienza, però la volontà di quest'anno è avere delle novità, dei cambiamenti. Il primo in assoluto sicuramente il nome, quindi vicino alle giornate dell'olio Novello ci sarà anche il nome Istra Virgin, con la volontà di promuovere non soltanto gli oli novelli del Dignanese, ma anche di tutta la regione. Quindi spero che questo nome sia poi riconosciuto come un simbolo di qualità e di quello che è la manifestazione stessa. Cosa avete preparato per questa edizione? Abbiamo delle cose tradizionali, come dicevo, perché non bisogna assolutamente dimenticare, quindi offriremo a tutti i nostri ospiti dei cibi, naturalmente dove alla base ci sarà l'olio Novello, preparati da chef d'eccellenza. Ci saranno degustazioni guidate, varie lezioni che riguardano naturalmente il campo dell'olivocultura. Spero tanto divertimento, ma anche un ambiente così per poterci finalmente stare in compagnia e naturalmente gustare il nostro prodotto tipico che è appunto l'olio d'oliva. Quanti espositori ci saranno e da dove? Da tutta l'Istria, quindi saranno una 60. Naturalmente qua dobbiamo anche nominare che ci saranno i vini del nostro territorio, ci saranno anche le delizie gastronomiche, quindi direi per tutti i gusti. 16 anni di manifestazione, in questi 16 anni possiamo parlare un po' dei numeri, quante persone
hanno fatto parte di questa manifestazione? Beh, eravamo arrivati al 2019 con oltre 100 espositori, quindi assolutamente un grande numero, 20.000 persone che hanno visitato questa nostra manifestazione, che, ripeto, è cresciuta di anno in anno, e si preparavano oltre 8.000 pasti sotto il tendone, susseguiti veramente da un team di chef e da esperti. Quello che mi preme veramente anche dire è che questo tipo di manifestazione ha dimostrato che prima di tutto l'olio novello si può usare da subito, quindi qualcosa che non era così scontato, ma grazie a questo tipo di promozione si è visto. Dall'altra parte, l'olio d'oliva è un alimento tipico della zona mediterranea e veramente con il proseguire degli anni, le esperienze e naturalmente varie ricerche, definiamole così, nel campo culinario, si è visto che veramente si può usare dappertutto, quindi non soltanto nei cibi salati, si può usare anche nei dolci, nei cocktail e così via. Quindi sicuramente questo tipo di manifestazione ha portato poi a cambiare il concetto dell'uso dell'olio, prima di tutto novello e poi dell'olio stesso. L'olio è il simbolo del Dignanese e la città ha varie iniziative con cui promuove l'uso dell'olio e aiuta in un certo senso anche i giovani agricoltori. Ecco, appena terminato il bando di concorso, quindi tutto l'iter che ha poi portato alla firma del bando di concorso, dove effettivamente la maggior parte dei terreni agricoli che sono stati presi in affitto riguarda l'impianto di nuovi oliveti. Quindi si cresce anche da questo punto di vista e si investe in quello che è, secondo me, la base di un'economia, ossia l'agricoltura. In più, quello che mi fa veramente piacere è vedere quanti giovani si sono avvisati a questo concorso e naturalmente sicuramente non è un campo facile da portare avanti e da proseguire questo tipo di lavoro. Gli olivicoltori e produttori di olio istriani hanno già confermato la posizione aurea raggiunta a livello mondiale dai loro extravergini d'oliva. Con la presente edizione di Extravergin, Giornate dell'Olio d'Oliva Novello, vogliamo offrire a tutti l'opportunità di presentare e di esporre i propri prodotti ai numerosi ospiti che anche in questa occasione invitiamo a venire a Dignano per godersi il ricco programma e la degustazione di olio d'oliva di qualità superiore. In un ambiente completamente nuovo desideriamo offrire ai produttori di olio, come anche al pubblico, l'opportunità unica di promuovere e di assaggiare prodotti di eccezionale qualità e di approfittare dei numerosi contenuti di questo festival che ha una lunga tradizione e un futuro luminoso, ha dichiarato il sindaco di Dignano e di Pastrovicchio.
Laurana non c'è pianta così incorporata nell'identità della società come i marroni, che rispetto alle castagne comuni sono più grandi e chiari. Il mese di ottobre viene dedicato ad un evento magico, la Marunada, che ha luogo a Laurana e nei vicini villaggi di Ligan e Dobrec da ormai 4 decenni. La manifestazione, che attira ogni anno tantissimi visitatori, offre un assaggio di prodotti e piatti a base di marroni. Torte, dolci e piatti salati vengono preparati nei bar, nelle pasticcerie e nei ristoranti locali. Oltre alle prelibatezze a base di marroni, i visitatori hanno avuto il piacere di assaggiare la cosiddetta bevanda degli dèi, l'idromele fatto in casa, le grappe a base di miele e il vino novello. Inoltre, la festa include un programma ricco di intrattenimento ed eventi sportivi. Quest'anno la comunità degli italiani di Laurana, in occasione della grande festa dei marroni, ha accolto i connazionali di Visinada e Santa Domenica, guidati da Neda Saincic Pilato e Maria Mendizza. Per noi, per la comunità degli italiani di Laurana, è un grande piacere e onore perché oggi con noi sono qui le comunità di Visinada e Santa Domenica. Questo è un progetto, un scambio tra le comunità con cui facciamo, approfondiamo l'amicizia, facciamo nuove amicizie. Cambiamo le idee. Ecco, saluto signora Neda che ha supportato questa iniziativa di fare questo scambio tra le comunità, perché come già potremmo dire da anni siamo in molto buon rapporto con comunità di Visinada e con comune di Visinada, perché un paio di volte eravamo anche noi là e, come abbiamo detto, oggi alla questa nostra tradizionale festa dei marroni sono presenti i nostri amici qui a Laurana. Ecco, grazie veramente Ivro, grazie alla comunità di Laurana e i collaboratori di questa comunità che ci hanno accolti veramente con le braccia aperte. E noi abbiamo progettato questo progetto con la comunità di Santa Domenica, perché questo è il punto delle comunità: incontrarsi, fare amicizia, scambi culturali, scambi di idee e lavorare insieme. L'importante è amicizia, lavoro e tanto amore, è quello che ci dà la voglia di andare avanti, di lavorare. Una bella giornata, una bella opportunità di vedere questa grandiosa festa, la Marunada, che è veramente unica, si può dire, nel nostro territorio, e ringrazio, e questo è soltanto la partenza, non è una partenza di questa collaborazione che dura da anni. Grazie Igor, grazie veramente di questa bellissima giornata. Alla prossima, grazie. A Visinada, grazie. La giornata di accoglienza è iniziata presto al mattino, presso la sede della comunità degli italiani di Laurana, e con i saluti di benvenuto da parte del presidente Igor Prodan e un piccolo rinfresco. Per i graditi ospiti è stata organizzata una breve presentazione sulla storia plurimillenaria della Sciali Burnica.
In seguito, dopo una piacevole passeggiata sull'incantevole lungomare tra i vicoli del centro storico alla scoperta della città vecchia, il ridente gruppo si è radunato presso la Sagra della Castagna, dove al banco sono state offerte agli ospiti le specialità locali e i fantastici dolci a base delle celebri castagne lauranesi. Dopo il pranzo ha avuto luogo la passeggiata alla scoperta della città di Laurana ed è proseguita con una breve visita alla Casa del Gozzo Lauranese, uno spazio museale dedicato alla barca tradizionale locale e alla torre civica. La visita si è conclusa nel tardo pomeriggio con il programma di intrattenimento organizzato dalla Sagra dei Marroni. Insomma, una splendida giornata all'insegna dei marroni e della condivisione di esperienze tra le comunità. Gentili telespettatori, con ciò si conclude anche questa puntata della comunità. Alla prossima, buona serata.